Sei sicuro? No, devi girare verso di qua, eh. Ah, ma questa Aspetta, qui la metti che fammi entrare un riprende attimo. dentro? No, ma Aspetta. lascia che riprende in Ma avanti. ce l'ho io quella che riprende in Ma qui l'hai avanti. fissa. Ma ce l'ho io quella che riprende in avanti. No, lascia qui. Guarda. Aia. Aspetta che ho tirato una testata. Aia, porco. Occhio al cavolo. Occhio al cazzo. Questo qui. Tienilo in Anomalia, mano. stop. Sì, è normale, tienilo in mano che mi dai. Allora, calma. Ah, SP. Aspetta che non. Vai poi là. Ma buon dia a tutti, amici di doppia frizione. Se si vede qualcosa bene, se no vaffanculo. Siamo a Castelletto di Branduzzo per un nuovo Mi Cacco Sotto con Mike, sempre lui. Perché ha cambiato macchina e non ne sa tenere una. E niente, adesso entreremo. Sono le 9:10 di mattina, quindi non c'è un cane, c'è una nebbia. Porca puttana! C'è una nebbia incredibile. No, cazzo. C'è una nebbia incredibile, io devo rimanere così, perché sennò mi tocca. Ma Mi più in là di tocca. quanto vuoi Qui salire? abbiamo una GoPro fissa e lì c'è Bracco. No, no, io. Apri la Coglione! portiera. Coglione di merda! Salve! Abbiamo due GoPro per adesso e ho la videocamera in tasca, non so se mi servirà. Aia, porco. Sai una di GoPro se hai la ventosa? Ah, ce E l'ho ne ho attaccata una qui la io, quello è ventosa. il problema. Dopo quando facciamo i tour di con il Subaru ce le scambiamo. Come dicevo, siamo a Castelletto di Branduzzo, C2 VTS Bayweb. Io faccio. Ok, vai. Niente. Proviamo come prime il tracciato. Voglio specificare che questa macchina è tutta di serie. Ok. Più brutta curva a destra. Ok, vai. Siete un po' di. Poi ritorneremo. Già faccio uno spoiler, ritorneremo qui. Nella bella stagione a fare un mini evento, non so, qualcosa del genere, con tutti i BFD, speriamo. Qui una staccatona 50, attenzione! Abbiamo anche il contachilometri, il contagiri, cazzo si chiama, porco. Non ho voglia di tagliare pezzi. Oh, comunque stiamo girando meglio di quel 350Z che si girava. Vabbè. Dissing a caso, bene. Siamo nel rettilineo d'arrivo, quindi potremmo far partire il cronometro. Vabbè, non l'abbiamo fatto partire. Qui, curva stretta a sinistra, è un 1. Dov'è Bracco Baldo? Non lo vedo. Aspetta che. Ok. Aia. Tiro testate. Vabbè, non è tanto sapone, dai. Come lo senti? Riesci da più campo. Ok. Vabbè, vai. Ma Marco non è ancora entrato o è entrato? Non lo vedo. Non capisco. Vabbè, comunque. Ai. Ok. 15 minuti non che tengo accesa il GoPro, te lo dico già. Perché poi abbiamo anche i turni dopo. Vabbè, comunque dicevo che tra, non so, 3-4 mesi, qualcosa del genere, zio fa, ok. Ah, eccolo lì, eccolo Bracco. Madonna, 3-4 mesi verremo giù con le nostre macchine, anche con Tina, eccetera, a girare bene. Mike avrà già il. Erca puttana. Vai. Avrà già un po' di cose sotto sto C2, si spera. A meno che non si rompa il cazzo prima e cambi macchina a caso. E comunque. Ok. Vai. Niente, comunque sto tirando testate a destra e manca. Stiamo sturando un po'. Ok. Va bene. Non torneremo.
Ma comunque non è più spiattellata la ruota. Oh no. Ok. Bene, bene. Giriamo anche veloci, non è male. Ok. Non so più cosa dire, raga, cioè è finito, sono finiti i giri, cioè finiti i giri, che puttana, ok. Metterò solo delle parti divertenti, vedremo cosa succede. Non ce l'ho più fatta stare lì perché non ho proprio la pancia per fare il copilota. Solo se faccio il pilota. Come sentite dal rumore delle ruote, porca puttana, stanno ancora girando, no? Però io non mi sono fidato molto. Allora, c'è Bracco. Ciao Bracco. Comunque, come potete vedere, le condizioni della pista sono una merda e niente, adesso andiamo a girare con i Delta e i Lancer, no, gli Impreza.